il fatto appunto noi gli diciamo umido perché è composto di acqua nella sua maggior parte. Quindi questo è un metodo e potete vedere che in questo modo l'umido non puzza, cioè avrà un odorino molto leggero, però non già cominciamo a eliminare il percolato. Quindi questa è proprio, oppure tagliandolo in pezzettini piccoli e metterlo nel frigorifero, che è il metodo che ha sperimentato Monica. In entrambi questi modi il compost si fa più velocemente perché e si elimina gran parte del percolato, quindi si miscela meglio. Sono due metodi pratici che noi abbiamo sperimentato di persona. Quindi noi qua abbiamo Si sente? Vabbè, noi qua abbiamo il compost che ora cercherò di farvi vedere perché effettivamente il compost di casa mia, no? Che io penso che sia una cosa importante per tutti vedere, no vabbè. E odoratelo. E quindi questo praticamente, questo è quello che è venuto dai miei rifiuti umidi. Cioè è un modo di dire noi effettivamente il percolato lo possiamo eliminare, fare in modo che non ci sia più. Se noi ci teniamo il nostro rifiuto in casa, e mi dispiace, io farò solamente il giro di sotto, però guardate, questo è compost casalingo e comunque non puzza. Esattamente. E io c'ho io per esempio a casa la mia compostiera e il trasportino del mio cane che ho girato, sì, se vuole lo vuole fare. Praticamente io quello che dico è che una compostiera può essere qualunque cosa, come dice Andrea, non deve essere qualcosa di acquistato. Se voi avete un recipiente che non usate e che potete bucare, coprire, anche quello può essere una compostiera, una cesta dei panni. La mia compostiera è il trasportino del mio cane che non lo usa più e quindi praticamente io ho girato la parte quadrata che è bucata e l'ho messa sulla base ed è un'eccellente compostiera, il compost è benissimo. Quindi sono degli accorgimenti, delle cose che uno piano piano quando fa il compost si comincia a capire. Fare il compost è facile, il compost non puzza. Il compost, se volete, io vi vorrei far vedere anche la punta del rifiuto mannaggia, tenuto in carta, certo durano, no perché veramente è già di 2-3 giorni, proprio per rendervi conto che effettivamente non ha questo odore fastidioso. Sì? E ora lo faremo, no, un pochino di odore c'è, però non è la stessa cosa, cioè è solo ossidazione, non c'è la fermentazione del rifiuto. È vero? Facciamo odorare al sindaco, questo è il rifiuto umido, anch'io. È il rifiuto, non è ancora compost, è tenuto in carta, il compost è quello. Quindi cioè, secondo me è importante rendersi conto che veramente una pratica semplice e che non richiede una particolare competenza, lo può fare chiunque e lo deve fare chiunque, perché noi stiamo eliminando il 40% dei rifiuti della spazzatura urbana. Questo 40% si ridurrà al 10% del volume, perché noi sappiamo che l'umido è fatto per quasi l'80% di acqua, quindi noi stiamo eliminando un problema e lo stiamo facendo. Basta avere un balcone piccolo, insomma, non è che chissà che cosa bisogna avere, un balconcino, uno spazio all'aria aperta. Ci sono anche delle compostiere che si chiamano bokashi per chi non ha uno spazio all'aperto, queste sono un po' costose chiaramente, però se uno ha effettivamente un piccolo spazio all'aperto, io vi dico dovete farla, è un dovere morale, così come prima la mamma vulcanica prima ha detto io ho raggiunto la mia consapevolezza riportandomi a casa la lampadina, anche fare il compost è un dovere morale, perché noi stiamo togliendo dalla circolazione dei rifiuti, questa è la verità, e sono rifiuti che a noi servono, che se invece li mischiamo con tutti gli altri possono causare percolato.